Ciao, oggi vedremo come realizzare una staccionata fai da te, ma non quella là in fondo che abbiamo visto in un altro video che vi lascio qua sopra da qualche parte, bensì quella lì che ho appena fatto, finito. Bene, vediamo il materiale utilizzato, delle perline semplicissime, degli stoni che hanno il vantaggio di essere a incastro da 2,5 cm di spessore, le stesse perline che ho utilizzato nel progetto della casetta fai da te che potete vedere qua sopra nelle schede e dei pali in autoclave 7x7 che hanno il vantaggio di essere per l'esterno trattati per resistere agli agenti atmosferici. Ok, dopo aver deciso dove andrà il primo palo, iniziamo a scavare, a fare un buco. Ho utilizzato dei paletti che ho infilzato nel terreno, in modo da avere un'idea più precisa, più o meno, di dove andranno i pali. E ho scavato in quel punto. Allora, per essere più preciso possibile, adesso leggo uno spago, una corda, da un'estremità all'altra, in modo da fare una cosa lineare. Ok, quello è il punto dove andrà il palo. Adesso scavo una buca di circa 40-50 centimetri. Ok, ho messo una perlina appoggiata per rendermi conto di dove arriverà e dove fissare esattamente il palo. Quindi adesso rimosso il lampioncino e provo a posare il palo. Con l'aiuto di una livella e dei legni di scarto metto il palo perfettamente dritto in bolla e faccio anche in modo che stia fermo. Ok, una volta pronto il palo, ho preparato il calcestruzzo. È comodo il calcestruzzo perché è già pronto, è una miscela già pronta, quindi basta solo aggiungere l'acqua e in un attimo è pronto. Ho utilizzato un miscelatore automatico, quello che ho recensito in un altro video. All'aperto almeno può schizzare tranquillamente dappertutto. La cosa più semplice è fare prima un sacco, poi una volta pronto aggiungere il secondo sacco, così diventa tutto più semplice. E infine l'ho versato nel buco. Fino a pochi centimetri sotto il livello del terreno. Adesso con il cemento asciutto posso ricoprire e togliere la struttura. Ok, adesso che abbiamo una base in bolla, posso partire con le perline.
una volta raggiunta l'altezza che si vuole, desiderata, due mani di impregnante per proteggere il legno. Ok, abbiamo visto che con un pezzo di corda si riesce tranquillamente ad andare dritti a fare la staccionata, però nel caso in cui volessimo fare un angolo la cosa diventa già un po' più complicata, quindi io mi sono attrezzato con questa, che è una livella laser della TacLife, semplicissima, serve solo a trovare lo squadro in base a come la si mette. Con un laser riesco a trovare perfettamente la linea, a me servirà solo la linea verticale, quindi adesso la punterò sul palo che è posto qua dietro e troverò la linea dove mettere esattamente in squadro a 90 gradi l'altro palo. Adesso che il palo è fissato si può procedere come prima a cementare. Ok, adesso taglierò le perline a misura, visto che là finché erano pannelli interi le ho montate su intere, adesso che devo fare circa 1,20 m devo tagliarle, quindi ho portato qua la mia troncatrice, visto che sarà più veloce farlo con questo. Se non avete una troncatrice va bene anche sega circolare manuale o quello che avete, o il segato alternativo. Io ho la troncatrice, faccio più in fretta così. Alla fine manca solo l'ultima perlina, però come era prevedibile purtroppo non sono perfette al millimetro le perline, nonostante siano messe tutte in bolla, e quindi c'è una piccolissima differenza qui, infatti si vede. Quindi adesso l'ultima, quella in alto, la rifilerò in modo da togliere questo un gradino, così già che ci sono le farò tutta la stessa altezza. Per far combaciare bene l'angolo, come ho fatto? Io ho tenuto il palo leggermente più in dentro, in modo che la perlina, quando la montavo, andava a sporgere un pochino, in modo che dopo ho fissato l'altra contro e poi ho rifilato il tutto, così l'angolo viene perfettamente a 90 gradi. Poi se volete potete anche mettergli un bordino di legno, viene un po' più bello. Adesso magari vedrò se metterlo o no. Se lo metto lo vedrete nelle stories di Instagram. Ok, facciamo un po' di considerazioni per provare a prevedere qualche domanda. Trattamento del legno. Io ho usato un impregnante all'acqua, dà una bella finitura e soprattutto resiste agli agenti atmosferici. Ne voglio almeno due mani la prima volta, poi diciamo una mano ogni anno, ogni due massimo, vanno trattati. Ho trattato anche i pali nonostante siano in autoclave. Qualcuno mi dirà, ma perché sei stato lì a fare i buchi e cementare quando ci sono
altri modi per infilzare i pali, perché esistono degli spuntoni di metallo lunghi circa 50 cm, si infilzano nel terreno e a cui va affrancato il palo. Perché non li ho usati? Perché costano 18-20 euro l'uno, e quindi io ho usato 1, 2, 3, 4 pali, quindi erano 80 euro di spuntoni, quando invece con 10 euro di cemento ho fatto lo stesso lavoro. Quindi ecco, ho spiegato perché non li ho usati, semplicemente per una questione di soldi, si risparmia qualcosina. Un'altra critica che qualcuno potrà avanzare è sul fatto di come ho io cementato i pali. Diciamo la tecnica corretta: si scava un buco di almeno 40-50 cm nel terreno, poi andrebbe fatta una cosa che io non ho fatto, uno strato di sassolini per drenare l'acqua. Dopo questo strato si appoggia sopra il palo, si affranca bene e si fa la gettata di cemento. Perché io non l'ho fatto? Perché ho fatto una colata di cemento e poi ho messo a mollo il palo, quindi per me i sassolini non servono, però se volete metterli è una cosa in più per drenare l'acqua. Non so se si vede, ma li ho tenuti circa una decina di centimetri sollevati da terra, per un discorso di sempre dell'acqua, che comunque sono all'esterno, quindi lasciandoli a contatto col terreno è più probabile che marciscano nel tempo. Invece così ci sarà sempre un po' di aria, diciamo, e quindi dovrebbero durare di più. Bene, direi che il video può terminare qui. Io vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate, se l'aveste fatto in modo diverso, o comunque se vi è di ispirazione per fare un lavoro così. Io lo utilizzo semplicemente per nascondere dietro la roba che non è tanto bella da vedere, tipo l'erba tagliata, i rovi, robaccia che c'è in giardino. Nascondo tutto là dietro. È semplicissimo da fare e l'effetto è molto bello. A me piace molto, sono molto soddisfatto. Quindi vi invito nuovamente a scrivermi cosa ne pensate voi, che è quello importante. Vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a seguirmi sui vari social, sono anche su Facebook adesso e su Instagram. Oltretutto ho anche un blog, trovate qua sotto tutto il link in descrizione. Vi lascio anche il materiale utilizzato, lo trovate qua sotto. Basta. Ah, e cliccate mi piace, giustamente. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.